me sembra molto interessante questo tema che tu affronti dell'ecologia sociale e penso che il tema appunto della giustizia sociale, della giustizia ambientale siano un po' quei grandi temi, quei grandi problemi intorno a cui forse riusciamo a trovare un elemento di aggregazione ampio. La cosa che ho colto dalla tua introduzione è che fondamentalmente la matrice di tutti i problemi sta, diciamo, uscire da una dinamica di rapporto di potere ed entrare in una dinamica di rapporti d'amore. Ma come farlo? Quale potrebbe essere l'elemento scatenante? Cioè, perché dovremmo fare questo, no? Perché stiamo tutti male? Questo, perché evidentemente siamo arrivati ad una situazione in cui è necessario uscire dalle relazioni di potere nel lavoro, in famiglia, in politica, in società. E questo, secondo me, è assolutamente un punto fondamentale. Come organizzare il convivere, la convivenza, non lo sappiamo. Tu hai dato diciamo, degli esempi, che sono quelli dell'assemblea, piuttosto che dei vari livelli. Certo è che bisogna sperimentare delle forme nuove di convivenza, e sono d'accordissimo con te perché le forme vecchie rappresentavano una società che non c'è più, la stessa democrazia è inadeguata al mondo per come è cambiato, alle classi sociali che non sono più quelle, perché il mondo è molto più complesso. E siamo in questo momento in cui riconosciamo che anche il marxismo, pur avendo ancora una sua, diciamo, dimensione di interesse anche per la quotidianità, cioè per l'attualità, e si presta a una lettura di un mondo che è cambiato. La domanda, insomma, la riflessione è come arriviamo a produrre un linguaggio nuovo che ci consenta di creare un mondo nuovo, perché senza un linguaggio nuovo noi non creiamo un mondo nuovo, non creiamo delle relazioni nuove. E quindi non usciamo da questa dimensione antica, vecchia, ottocentesca, novecentesca, che non si adatta più a descrivere il nostro mondo attuale, e forse in questo momento più un obiettivo, ma non è ancora realtà. Quindi la domanda è: può un linguaggio nuovo, e come riusciamo a crearlo, aiutarci a spostarci verso quel mondo che vorremmo? È questo il punto della tua riflessione, il punto di caduta, cioè il linguaggio nuovo? All'interno dell'ecologia sociale si parla di libertà e quindi c'è una storia di dominazione con delle esplosioni di libertà, le varie rivoluzioni, la rivoluzione francese e così via, e quindi ci sono queste esplosioni, appunto, e l'obiettivo è la libertà, però anche questa immagine dell'amore rientra assolutamente, quindi fa un linguaggio, sono delle parole intercambiabili, assolutamente, quindi mi piace. Per quanto riguarda invece come si fa a costruire un linguaggio differente, questa è una grande difficoltà e mi sono posto questa domanda e ho abbozzato una proposta che anche qua metto sul tavolo per sapere se ci sono dei consigli, cosa ne pensate. In inglese suona molto bene, è un approccio che si chiama Discover, Engage, Transform, è una spirale che si continua, Discover, Engage, Transform. In italiano è un pochino più macchinosa la traduzione. Discover è scoprire delle cose nuove, engage vuol dire avere a che farci, transform vuol dire trasformare, cioè cosa vuol dire? Momenti come questi sono dei momenti di informazione, di formazione, e magari sentire un video online vuol dire anche quello, leggere un libro, andare a una mostra, sono dei momenti di informazione. Nel momento in cui però incominciamo a dialogare, anche quello che è successo un po' prima, abbiamo un engagement, abbiamo una trasformazione, abbiamo a che fare con delle parole. Se però la settimana prossima io non riesco a venire, però voi incominciate a discutere, a continuare la vostra fase di engagement, e incominciate a scrivere un testo, cosa vuol dire? Per esempio, una cultura di resistenza qua a Torino, nel vostro quartiere, lì incominciate a trasformare. Un altro esempio è andiamo a fare un'esperienza di permacultura. Permacultura è che è una delle tecniche, è un modo di vita, una relazione diversa con le piante e con la coltivazione. Potremmo andare a sentire una conferenza di permacultura o potremmo andare ad aiutare
all'interno di un orto già preparato di permacultura e questa sarebbe una fase di engagement, ma se poi noi andiamo a fare il nostro orto di permacultura, questa è una fase di trasformazione. Allora questo non è niente di straordinario perché comunque viene preso dai processi educativi, questo è quello che succede normalmente con me, quando facciamo un insegnamento con degli studenti e così via, però è un po' applicato, tradotto ai movimenti sociali o comunque a quei movimenti che vogliono avere un cambiamento a livello culturale, sociale, economico. Quindi questo è un suggerimento, ecco, che magari ci potrebbe guidare per creare nuove culture di resistenza, quindi queste fasi che continuano, che non c'è mai uno stop, un po' sulla falsa riga di quello che hanno fatto gli zapatisti e il movimento di liberazione curda, hanno preso le esperienze che arrivano dal marxismo, dal marxismo-maoismo, e poi le hanno tradotte con influenze dell'anarchismo, femminismo e poi della realtà dove hanno scoperto, hanno avuto questa fase di engagement a che fare, poi hanno trasformato la teoria. Questo appello alla comunità che tu fai, che dovrebbero rigenerare un... Certo. Cosa? O generare. Le comunità dovrebbero essere poste nuovamente al centro di un discorso politico, ma anche di un discorso individuale. Cioè, se da un lato una più attenzione dei movimenti dovrebbero essere posta proprio all'attuazione all'interno di un proprio quartiere, con lo sviluppo di esperienze che nascono dal basso, penso agli orti urbani, può essere una scuola, può essere processi educativi, può essere uno spazio, possiamo chiamarlo centro sociale, possiamo chiamarlo laboratorio di quartiere, come vogliamo, che è contemporaneamente uno spazio dove possono essere costruite delle cose diverse, di pratico, ma contemporaneamente è un esempio anche, guardate che un mondo diverso è possibile, quindi la comunità nuovamente al centro di una progettualità politica, ma contemporaneamente è un invito anche a noi individui a fare comunità, cioè ad andare a parlare con il vicino, a parlare, a magari fare delle attività all'interno del nostro condominio, fare qualcosa per i ragazzi del quartiere e così via. È un appello duplice, da una parte la comunità nuovamente al centro per un futuro, una possibilità o un certo ruolo per un soggetto di cambiamento, e contemporaneamente anche un invito a noi come singoli di metterci in gioco alla comunità. È molto difficile perché ci manca il tempo, magari non conosciamo e magari non sappiamo come fare, però... Come dicevi tu, manca un linguaggio. Manca un linguaggio, assolutamente, però da qualche parte bisogna incominciare. Poi magari si può costruire molto qualcosa di nuovo, qualcosa di più ampio, ecco. La scala più piccola, passo dopo passo. Dici che abbiamo tempo prima che arrivi questa condizione di vita che non sarà più quella in cui siamo nati. Io penso che non abbiamo alternativa, senza essere troppo melenso. Però la speranza è una delle poche cose che ci sono rimaste e che sono sotto il nostro controllo e sono quelle che ci possono portare avanti e anche a continuare, e quindi prima possibile, più si fa sicuramente meglio, però anche i piccoli passi vanno fatti. C'è una frase molto molto bella: il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo miglior momento per piantare un albero è domani. Quindi sì, sono tutte attività che potevano essere fatte prima, dovevano essere fatte prima, e non l'abbiamo fatto, facciamolo adesso.